base di una poi fase politica. Cioè, con questo progetto di rilancio socio-economico che cosa cambierà per i quattro comuni del cratere? Ma questa è una cosa, questo è quello che significa trasformare un dramma in un'opportunità. Intanto questi comuni si sono messi a lavorare, hanno coinvolto competenze di grandissimo livello, i sindaci si sono fatti supportare, quindi la parte politica non è stata presuntuosa né autoreferenziale, ma si è aperta al confronto. È emersa una visione che tra l'altro i sindaci e le comunità locali hanno sposato, quindi è una visione di rilancio che non si limita alla ricostruzione edilizia, ma che riguarda invece soprattutto il dinamismo economico e sociale, ed è una visione che ha la potenza di essere condivisa con la comunità. Quindi è uno strumento formidabile non solo di marketing territoriale, ma anche di attrazione di investimenti sia privati che pubblici. Quindi questo è il modo di affrontare un dramma di questo genere per trasformarlo in opportunità. La ricostruzione non è solamente quella edilizia, non si può pensare solamente, cioè secondo me bisogna alzare il livello del confronto, l'asticella deve essere alzata dell'ambizione, e questi sindaci, questi comuni l'hanno fatto e io sono molto soddisfatto perché tra l'altro perfettamente in linea con quelle che sono le indicazioni, le linee strategiche, insomma le indicazioni che sono state date dalla struttura commissariale, lavorando peraltro in collaborazione con la struttura commissariale, non in modo conflittuale, e quando c'è una condivisione, un lavorio congiunto, le cose alla fine si portano avanti, i risultati si cominciano a vedere. Io spero che questo venga seguito anche da altre comunità, perché vogliamo semplicemente rendere più forte questo territorio, che come è stato detto già dall'università della rappresentante della professoressa Caravaggi, mi sembra, che tutte le criticità di quel territorio sono state magari leggermente saltate dal terremoto, ma in realtà erano tutte preesistenti. E quindi si tratta non di riparare quello che era prima, no, del terremoto, ma si tratta proprio di fare un progetto che cambi il percorso di sviluppo di questo territorio, lo cambi meglio.